Bella a tutti ragazzi, io sono Wolkoff e benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a parlare di Frank Ribéry. Ragazzi, è arrivato Scarface a Firenze proprio in queste ore, ci sono servizi in tutti i TG, sembra nemmeno fosse arrivato il Papa. No, a parte gli scherzi, sono contentissimo perché neanche Cristiano Ronaldo alla Juve tra poco ha ricevuto dei festeggiamenti in questa maniera. Comunque, tralasciando questo, perché sono venuto qui a fare questo video? Perché sinceramente io da tifoso viola sono molto contento di come si sta muovendo la dirigenza, di come si sta muovendo Pradè e Barone e come si sta muovendo anche tutta quanta la società. Commisso, il presidente sta facendo un buonissimo lavoro anche di marketing, perché ragazzi, da tifoso, Commisso sta facendo un lavoro di marketing, Ribéry ne è palesemente un esempio. Quindi da questo punto di vista sono molto felice, però bisogna vedere e valutare anche nella formazione a livello di fantacalcio quanto possa essere appetibile. Vi voglio mostrare qualche statistica degli anni scorsi al Bayern Monaco. Come sapete, il francese è arrivato a parametro zero, 4 milioni a stagione più eventuali bonus, quindi è un ingaggio abbastanza elevato per una squadra come la Fiorentina, ma è normale perché ha un contratto di 2 anni, quindi un biennale, e bisognerà vedere poi cosa succederà, se sarà l'ultima squadra la Fiorentina o se comunque tra 2 anni ci potrà essere una plusvalenza. Tra 2 anni vuole andare a giocare in Cina, in Arabia Saudita, in Qatar. Comunque la Fiorentina, se c'è un accordo, magari prima che scada il contratto, lo può rivendere tranquillamente a una di queste squadre. Però anche se a fine carriera fa sempre comodo. Poi è un giocatore di esperienza, un giocatore che può fare la differenza dentro lo spogliatoio, è un giocatore che può far crescere tanti giovani, come può essere Sottil, come può essere Chiesa, come può essere Terzic. È uno che comunque sa il fatto suo e sa aggregare benissimo lo spogliatoio, un po' come Boateng. Sono quei giocatori che, anche se sono in una fase di carriera in cui hanno delle difficoltà, sono sempre delle chiocce e dei punti di riferimento. Considerate che la Fiorentina non ha competizioni da giocare a parte la Coppa Italia, e anche questo può essere un punto a favore della titolarità di Ribéry. Se noi andiamo a vedere le statistiche, ve le mostro qui in sovraimpressione, potremmo vedere tranquillamente che Frank nelle ultime stagioni è andato praticamente in crescendo invece che in diminuendo, cioè è andato in una fase di crescita nonostante l'età. Se voi andate a prendere le ultime 5 stagioni dal 2014 al 2019, è stato un crescere sia di presenze sia di gol. Quindi dal 2014 in Bundesliga con il Bayern ha disputato 15 partite e ha segnato 15 gol. Nella Coppa di Germania ha fatto solamente 2 partite e 1 gol. In Champions invece è stato devastante quell'anno lì, 6 presenze e 3 reti. 2015-2016, 13 presenze, 2 gol in Bundesliga. In Coppa di Germania 2 sole presenze, nessun gol, mentre in Champions League è arrivato addirittura a 7 presenze senza nessuna rete. 2016-2017, ecco qui che incomincia, tra virgolette, l'evoluzione del francese. In Bundesliga 22 presenze e 5 reti, per l'uso che ne faceva il Bayern Monaco direi niente male. In Coppa di Lega 3 presenze e 0 gol, in Champions League invece 6 presenze e 0 reti. 2017-2018, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, Ribéry era, diciamo, in fase calante, ma comunque ha disputato un buon campionato. Bundesliga 20 presenze, 5 reti. In Coppa di Lega 5 presenze, 1 rete. In Champions League 8 presenze e nessuna rete. Nell'ultima annata con i bavaresi invece ha disputato, a parer mio, per l'età che ha, un buonissimo campionato, una buonissima stagione. 2018-2019, 25 presenze, 6 reti in Bundesliga, Coppa di Lega 5 presenze, 0 reti, in Champions League invece 7 presenze
e una rete. Niente male per un 35enne a quell'epoca, quindi l'anno scorso, e in un campionato top come la Bundesliga. Poi vi ricordo che comunque il Bayern Monaco è un top club, è uno di quelli che ha sempre fatto Champions League, Coppa di Lega, campionato, cioè è uno di quei club che comunque è sempre presente in tutti i fronti, sia europeo che nazionale. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche la preparazione, ragazzi, è adeguata. Hanno fatto vedere delle immagini, anche Ribéry stesso ha detto e ha dichiarato di essersi allenato duramente in questi mesi, dove ancora non sapeva che fine facesse e che in che squadra andasse. Quindi, secondo il mio punto di riferimento, proprio per il top giocatore e il campione che è sempre stato, Ribéry arriva a Firenze in condizioni giuste e in condizioni ottime per svolgere un gran bel campionato con la Viola, soprattutto per il discorso che la Fiorentina non ha coppe internazionali, quindi si concentrerà solamente sul campionato. Questo che cosa vuol dire? Perché vi ho fatto vedere queste statistiche? Perché proprio per il mio punto di vista la Fiorentina lo userà al 90% come ala sinistra, ma comunque vi faccio vedere anche un altro grafico da Transfer Market: può giocare tranquillamente anche come centrocampista di sinistra, ruolo che ha ricoperto anche diverse volte nel Bayern Monaco negli ultimi anni, soprattutto in Champions, e come trequartista. Quindi questo che cosa può portare? Può portare a Montella la duttilità, perché Ribéry può essere adattato tranquillamente sia in fascia che a centrocampo, Boateng può essere adattato in attacco e a centrocampo, Pulgar lo sappiamo che può ricoprire praticamente qualsiasi ruolo a centrocampo, c'è Simeone che non si sa ancora che fine farà, se rimarrà o no, perché comunque Simeone dovesse rimanere potrebbe essere una valida alternativa a sinistra, ma comunque c'è Sottil che può fare sia l'ala, la mezzala, la seconda punta, quindi anche quella è un'alternativa valida. Detto questo e fatto un'analisi un po' di Frank Ribéry, vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Qui nell'applicazione che io vi ho consigliato, Fanta App, guida all'asta perfetta, praticamente quanto? Mezza giornata neanche, dopo 15-16 ore di notizie, fantanotizie eccetera, già in questa applicazione Frank Ribéry viene messo come titolare a sinistra. Bisogna vedere poi chi acquista la Fiorentina, perché ci sono voci che potrebbe arrivare Politano, potrebbe arrivare Dalbert, e quindi sulla sinistra a quel punto Ribéry potrebbe perdere un po' di appetibilità. Io non lo pagherei, fossi in voi, più di 30-40 fantamilioni se doveste fare un'asta a 500 fantamilioni, ma comunque potrebbe essere veramente veramente valido. Anche nel mantra potrebbe essere un jolly, veramente ti può fare il trequartista, l'ala, il centrocampista di sinistra, quindi a seconda di dove lo inseriranno, perché questa è la domanda che poi si fanno tutti i fantallenatori e che mi faccio anch'io, dove lo inseriscono Frank Ribéry? Se lo inserissero veramente a centrocampo potrebbe essere il giocatore in più da prendere, proprio per le statistiche che vi ho fatto vedere in precedenza e per l'importanza che ha in una squadra come la Fiorentina. Fosse arrivata alla Juventus, fosse arrivato al Napoli, magari avrebbe avuto sicuramente meno spazio, ma in una squadra come la Viola uno come lui deve giocare, perché comunque sta bene, è un giocatore che, come vi ho fatto vedere, ha giocato più di 30 partite l'anno scorso, due anni fa, quindi è un giocatore che ancora può dare tanto. Ragazzi, io dopo avervi fatto vedere questo e dopo avervi, diciamo, fatto un'analisi veloce del giocatore, vi consiglio di chiamarlo come quinto, sesto slot e di chiamarlo il più tardi possibile, in modo che i vostri avversari si sono già fatti le formazioni o comunque hanno già comprato giocatori in quel reparto, che sia centrocampo o attacco. Se è in attacco state ancora più attenti, perché sono 6 slot invece che 8, quindi bisogna valutare tutto. Ragazzi, vi saluto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, ad iscrivervi se siete nuovi, se volete altre notizie in questa maniera noi siamo qua. Commentate qui sotto, ditemi cosa ne pensate di Frank Ribéry e del suo arrivo in Italia. Detto questo, ancora un bacione, un abbraccione e ci vediamo in un prossimo video, e sempre viva la Viola.